Buzz Blog da Torino, siamo in compagnia della scrittrice Enrica Perrucchetti. Ciao Enrica. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Dopo 2 anni ancora in piazza qui a Torino. Ah sì, è assolutamente necessario innanzitutto per far sentire le persone meno sole. Abbiamo creato letteralmente una comunità e dobbiamo continuare a portare avanti le nostre rivendicazioni, a far sentire la nostra voce al potere e appunto è anche a sentirci uniti, e queste iniziative servono anche per questo. E pandemia e guerra, le due grandi questioni di questo tempo, esiste un filo conduttore che le collega? Assolutamente sì, è sempre la strategia della tensione, da 21 anni a questa parte, cioè dall'11 settembre a oggi, si utilizzano delle minacce estreme globali, che sia la guerra, che sia una malattia, una pandemia o altro, per legittimare delle misure liberticide, draconiane e impopolari soprattutto, che altrimenti non avrebbero modo di essere introdotte. E un consiglio agli amici di BuzzBlog su come resistere a questi tempi bizzarri. Innanzitutto bisogna, secondo me, continuare a coltivare lo spirito critico, la coscienza critica, riuscire a pensare anche fuori dal coro, informarsi anche oltre i media mainstream attraverso l'informazione libera e indipendente, maturare quindi una propria visione. E poi, una volta che si è maturata questa visione, cercare di capire che non siamo così soli, impotenti e piccoli come ci fanno pensare, ma che possiamo fare tantissimo, possiamo anche cambiare le cose, se però ci rendiamo conto di non essere appunto soli, se smettiamo di essere parcellizzati, di litigare tutti tra di noi e se iniziamo anche a imparare ad avere il coraggio di dire di no ad alcune imposizioni, anche se queste sono draconiane, anche se queste hanno la forma del ricatto. E per quanto riguarda l'informazione, l'Italia è 58esima nel ranking mondiale della libertà di stampa. Da giornalista, cosa ne pensi? Beh, assolutamente chiaro, ormai c'è una difficoltà a esprimersi, a fare addirittura informazione, c'è un processo di automazione quasi da catena di montaggio nelle redazioni giornalistiche, per cui ci sono sempre anche meno soldi per curare le inchieste, per cui ormai si prendono le ansie e si modificano due parole e le si danno, non si verificano le notizie. E addirittura i media mainstream finiscono per fare da cassa di risonanza della propaganda del sistema. In più vi è il silenziamento delle stesse voci, diciamo, alternative all'interno del giornalismo. Questa non può certo essere informazione ed è assolutamente chiaro poi che l'Italia finisca, insomma, abbastanza in giù in questo genere di classifiche. E un parere che rimanga immortalato a memoria futura. Come vedi la situazione per il prossimo autunno? Beh, sarà una situazione calda, o meglio fredda, molto fredda, perché in qualche modo adesso il potere ci ha garantito una specie di ora d'aria, l'ora d'aria un po' come la si dà ai detenuti. Dobbiamo ricordare che il Green Pass non è abolito ma è soltanto sospeso, che si susseguono tutta una serie di iniziative anche all'interno della sorveglianza tecnologica, del capitalismo della sorveglianza, pensiamo alle dichiarazioni recenti del ministro Colao che auspica la creazione di un wallet europeo. Il Green Pass era un piccolo tassello all'interno di questo processo, creare una specie di sistema di credito sociale alla cinese, spingere le persone sempre di più ad accettare, ad abbracciare questo sistema di capitalismo della sorveglianza. A ottobre presumibilmente torneranno tutta una serie di restrizioni, stanno già spianando il campo adesso e sarà proprio allora che bisognerà, a mio dire, cercare di far sentire la propria voce in maniera proprio molto netta e imparare anche a disobbedire. Grazie Enrica, BuzzBlog da Torino. Grazie, grazie a voi tutti.